Il progetto si chiama 3DRES, che sta per Three Dimensional Reservoir. È nato per esigenze didattiche circa un anno fa, però secondo noi ha una valenza molto più ampia che soltanto l'aspetto didattico. Ha un aspetto divulgativo molto importante e quindi per questo si presta bene per far capire, per far conoscere anche non addetti ai lavori, come è strutturato il sottosuolo. Il progetto è partito circa un anno fa con un giacimento onshore e su questo giacimento è stata fatta, diciamo, su questo prototipo è stata fatta una rappresentazione abbastanza semplice, è stata riportata semplicemente un limite superiore del giacimento, un limite inferiore e poi sono riportati i pozzi con i loro profili che sono abbastanza indicativi, si vede che da un unico pozzo possono partire più pozzi anche con profili diversi e questa schiuma che è stata inserita qui dentro è rappresentativa appunto della roccia porosa, dello strato poroso di roccia del reservoir. Successivamente siamo passati a una struttura un pochettino più complessa che è quella del giacimento offshore. Lo scopo del nostro progetto è stato quello di, partendo da un reservoir geologico, quindi dei dati reali di sottosuolo, creare dei modelli virtuali attraverso dei software specializzati e passare alla costruzione, quindi alla realizzazione fisica di un modello 3D reale. Il valore aggiunto di questo progetto rispetto a progetti simili che erano basati su plastici è nel fatto che questo progetto mira a rappresentare correttamente il sottosuolo, cioè in tutte le strati fondamentali del sottosuolo, così come essi realmente sono in quella determinata zona analizzata. Può essere utilizzato per capire come è fatto il giacimento petrolifero, ma non solo, anche per capire come sono fatti gli stoccaggi di gas naturale, stoccaggi di CO2, che di cui se ne parla tanto ancora, diciamo, non sono stati realizzati, però è qualcosa che si farà in un futuro abbastanza breve, si spera, anche per lo sfruttamento del sottosuolo per scopi geotermici, ad esempio. Quindi è un'immagine di quello che si trova nel sottosuolo. Il progetto è particolarmente attuale in questo periodo perché appunto tra pochi giorni ci troveremo ad andare a votare per il referendum sulle trielle. E consente appunto di aumentare la conoscenza della popolazione su quello che vanno a votare. Spesso in Italia c'è una grossa opposizione verso tutte le attività industriali, in senso lato, quindi di esplorazione, ma anche di industrie vere e proprie. E spesso questa opposizione non è giustificata da dati reali, ma semplicemente da una mancata conoscenza di come funziona l'industria e di come funziona l'esplorazione.